Un gol da Cineteca, un gol che è valsa la prima storica vittoria in Serie D per il San Tommaso, un gol che ha fatto il giro d'Italia e del web, fra gli altri, anche sul sito del Corriere della Sera. Parliamo di Marco Colarusso, classe 1993, cresciuto nel settore giovanile del Benevento, con esperienze in D con le maglie di Torre Cuso e Picerno, prima di passare all'Audax Cervinara e poi nell'ultima stagione al Nola. Nola, nel quale Colarusso è stato agli ordini proprio di mister Stefano Liquidato, per poi seguirlo anche qui al San Tommaso Calcio. Il vizio del gol lo ha iniziato ad avere già nella passata stagione, nella quale, tra campionato e playout, ha messo a segno 4 reti. Stavolta, però, ha deciso di fare le cose in grande, di tirare da quasi centrocampo, sorprendendo l'estremo difensore avversario, un colpo che, ci assicurano in casa San Tommaso, ha più volte provato anche in allenamento, mandando quasi sempre, però, la palla in curva. Evidentemente Colarusso può vantare anche la capacità di saper essere preciso quando più conta, segnando per i grifoni un gol storico per bellezza ed importanza.